Buonasera a tutti, eccoci nuovamente al nostro appuntamento del giorno. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo i nuggets di pollo. Forse li avrete comprati tantissime volte, io vi voglio dire che con il bimby si possono fare con pochissimi ingredienti, come sempre. Ricordatevi che ovviamente io sto utilizzando tutti gli ingredienti che in questo momento ho in casa. Quindi domani devo assolutamente uscire per fare la spesa perché sto terminando le risorse. Quindi oggi facciamo i nuggets. Ovviamente io che cos'è che avevo scongelato? Del petto di pollo. Se adesso non avete petto di pollo, possiamo anche avere l'alternativa con il tacchino, insomma, carne bianca. Allora, vediamo subito gli ingredienti che necessitano per fare questa ricetta. Allora, dobbiamo avere 200 g di petti di pollo senza pelle. Un cu mezzo cucchiaino di sale, dell'aglio granulato o anche uno spicchio che io non metterò perché già li ho fatti e a casa mia non ha avuto un buon riscontro l'odore dell'aglio, delle fette di pane bianco in cassetta, del formaggio spalmabile, del latte e poi un uovo e del pan grattato, ok? Quindi questi sono all'incirca tutti gli ingredienti che abbiamo in casa. Allora, iniziamo subito nel fare questa ricetta, ok? Quindi andiamo a mettere all'interno del nostro boccale 200 g di petti di pollo. Io vi dico sempre di fare attenzione con la bilancia, ok? Quindi andiamo proprio a tagliarli. Cercate di togliere laddove sentite sotto mano, questo è un petto di pollo intero che ho comprato, se ci sono parti di ossa, ok? Tipo questo qui che adesso ho appena sentito sotto mano, eccolo qua. Vero che il bimby ci trita tutto, però magari non mangiare nervi e ossa sarebbe consigliabile. Ok, quindi andiamo a mettere dentro il nostro petto di pollo. Andiamo a tagliarlo a pezzetti, come ci dice, a pezzetti piccoli, perché dopo lo dobbiamo tritare. Ok, ovviamente questa è una ricetta che potete dare anche più volte a settimana ai bambini, perché ovviamente state dando un alimento non comprato, quindi veramente del pollo. Purtroppo, ahimè, anche io ce li porto i miei figli al McDonald's, non è che non ce li porto, il meno possibile perché ho paura sempre che queste preparazioni che ci servono, insomma, mettono dentro un po' tutto. Ok. Allora, vediamo un po' se ci siamo, se mi sono regolata bene, altrimenti ne prendo dell'altro. Ok, per chi si è collegato adesso, stiamo facendo i nuggets di pollo. Stasera li mangerò anche io, forse, se me li fanno assaggiare, perché a volte il rischio è proprio che non me li fanno assaggiare. Va bene, c'è un pochino di carne in più, la prendo giusto per essere precisi, Ok, Senti. vediamo se ci sono. Andiamo. Perfetto. Ok, quindi si va avanti, si mette mezzo cucchiaino di sale. Mi sciacquo un attimo le mani perché sono sporche di pollo. Quindi mezzo cucchiaino di sale. Andiamo a mettere giù. Si va avanti con dell'aglio granulato che non metto, come vi ho appena detto, e andiamo a fare il primo passaggio, quello di tritare tutto a velocità 7 per 5 secondi. Andiamo a riunire sul fondo con la spatola e per riportare giù l'alimento che abbiamo appena tritato, quindi il nostro petto di pollo che vi faccio vedere. Ok? Il risultato è questo. Vediamo se riuscite a vedere bene, penso di sì, Se volete, potete anche ripetere il passaggio se vedete se qualche pezzetto vi è rimasto abbastanza grande. Questo è venuto perfetto, quindi ce lo teniamo qua. Adesso andiamo a mettere del pane bianco, un pane in cassetta. Adesso io il pane in cassetta non ce l'ho, voglio dire, non è... prendo quello che ho in casa. Quindi avevo dei panini al latte. E li vado magari a pesare se proprio voglio fare qualcosa di più, diciamo così, di più preciso. Vado a togliere magari giusto questa parte un po' esterna perché il pane in cassetta ci avrebbe fatto togliere i bordi. Vado
Quindi io mi vado a prendere soltanto la parte interna, quindi il bianco, anche per non dare, non è che cambiamo colore, anche perché poi dopo dobbiamo fare la panatura, però via, vogliamo proprio essere precisi, ce ne mettiamo un altro pezzetto e via. Ok? Via, diamo 15 grammi. Ok, si va avanti e andiamo a vedere che cosa ci chiede. 60 grammi di formaggio spalmabile, voi non ci crederete, ma se volete fare, si può anche fare il mascarpone in questo periodo che siete a casa. Se avete della panna, potete fare il mascarpone. Quindi adesso io vado a prendere 60 grammi di questo formaggio spalmabile e lo vado a mettere giù. Io adesso mi sto attenendo a, diciamo così, alle dosi della ricetta che mi sta chiedendo. Considerate che potete anche raddoppiare le dosi. Andiamo a mettere 60 grammi di latte. Andiamo, metto giù un po' più di pane perché mi è caduto un po' più di latte, quindi vado a rimediare così facendo asciugarlo. E vado a tritare, diciamo così, a girare la manopola a velocità 7 per 10 secondi. Ci siamo. Adesso andiamo a fare il passaggio successivo, quindi ci dice di trasferire il tutto in una ciotola e tenercelo da parte. Oggi me volano i pezzi. Ok, vediamo, eh. Oh, che bello, già mi piace. Vi faccio vedere così cominciamo a capire anche le consistenze di quando prepariamo qualcosa, eh. Ci siamo? E me lo vado a tenere qua, me lo metto in una ciotola. Sembra quasi un patè di ciccia. Considerate che veramente ci vuole pochissimo tempo e se stasera avete il pollo insomma così già scongelato, pronto nel frigorifero pensando di cucinarlo stasera, potete proprio fare una variazione di quello che poteva essere la vostra cena. Perché ci vuole pochissimo. Certo, adesso spiegandola perdiamo un pochino più di tempo, eh? Ma voi a casa non dovete fare nessuna spiegazione di tutto questo. Andiamo avanti. E che ci dice di fare delle palline della dimensione di una noce, va bene? E da appiattire, insomma, con il misurino, ma boh. Ok, adesso andiamo a vedere. Intanto ci facciamo le palline. Se volete, vi potete anche un po' aiutare con un piatto, magari ungervi leggermente le mani, ok? Così da magari se questa cosa appiccica, il nostro composto appiccicherà un pochino, vi potete aiutare con dell'olio. Ok, mettiamo qua. Fate proprio così, vi bagnate un po' le mani, prendete questo, che è un pezzettino del nostro impasto, e lo andate a mettere qua, proprio alla grandezza di una noce, ok? Poi ce lo andiamo a sistemare. Se lo sentite molliccio, potete anche aumentare leggermente un po' la dose del pane. Non è un problema, tanto dopo vanno ripassati nel pan grattato, eh? Quindi facciamo proprio così. E le andiamo a terminare tutti. Adesso non vi lascio qua ferme ad aspettarmi per finire tutti questi, però insomma almeno qualcuno volevo farvelo vedere. Adesso me lo metto qua, questo qui, lo mettiamo da parte. Nel frattempo mi sciacquo le mani e vado avanti con la ricetta. Intanto dovete prendere una padella,
e dell'olio per friggere perché ci servirà poi nella frittura, ok? Quindi adesso mettiamoci da parte questo che è il nostro impasto che terminerò poi successivamente. Guardate, adesso vi dice che in una ciotola sbattere l'uovo con dell'acqua. Un uovo serve per fare questa ricetta, quindi ci prendiamo del. Se non vi ricordate gli ingredienti, guardate come si fa, eh? Si va qua su in alto, si va nei dettagli della ricetta. E si va a prendere quello che era per noi gli ingredienti, ok? Quindi ci dice, guardate, un uovo e 50 ml di acqua, che se volete potete anche pesare, va bene? Noi ce la mettiamo così a occhio, perché lo faccio con il misurino, eh? Il misurino vi dice che fino alla parte qua, quindi questa che vedete, il primo bowl in cavo, pesa 50. Se invece lo riempite tutto, questo vi pesa 100. Quindi, perfetto, adesso andiamo a mescolare velocemente le uova. Proprio come ci ha detto il bimbi, di fare questo, vedete? Proprio di schiacciare, magari ci aiutiamo con un pochino d'olio che abbiamo messo qua. Li schiacciamo così non ci si appiccica, eh? Vedete? Ma quanto è carina questa ricetta, eh? Facciamo proprio dei nuggets, ovviamente fatti in casa con del vero pollo, senza aggiunta di nessun componente esterno. E soprattutto velocissimi da fare. Adesso andiamo subito a passarli prima nell'uovo e poi nel pangrattato. Va bene? Prendo un altro piatto per il pangrattato. Ovviamente il pangrattato, secondo voi come è stato fatto? Ovviamente con del pane raffermo e tritato nel Bimby. Quindi questo è il mio pane che ho tritato nel Bimby. Quindi, proprio volendo, se noi utilizziamo al pieno del nostro potenziale questo prodotto, non dobbiamo comprare nessun ingrediente. Quindi si fa proprio così, si passa velocemente nell'olio, scusatemi, nell'uovo, perdonatemi, e vado a fare la mia panatura, ok? Perfetto. Adesso, intanto, vado qui che ho preparato, vedete, come al solito, la padella. Ci vado a mettere dell'olio, la riscaldo. Ho già preparato anche la carta Scottex per poi lasciare scolare la nostra panatura e andiamo avanti con il prossimo nuggets. Quindi questi ce li prendiamo. Io ho un servizio di piatti molto colorato, a me piace molto la cucina e diciamo così la tavola colorata. Mi piacerebbe invitarvi tutti, ma la vedo un po' dura, però entrate diversamente nella mia cucina. Ok, quindi si prende quest'altro, si va a passare velocemente all'interno all'uovo e si va qua e si va a panare. Ovviamente io, chi segue ormai da giorni questa pagina, nonché il canale Facebook e YouTube, che vi invito ad iscrivervi andando a cercare in alto a questa pagina il link, sa che alla fine di ogni diretta che faccio, poi rispondo a tutte le domande che trovo sotto. Quindi se avete qualche cosa da chiedermi in questo momento, fatelo pure perché tanto sarete poi accontentate dalla risposta. Spero di essere in grado di rispondere ovviamente alle domande che mi fate sotto i commenti. Ci siamo, eh? L'olio si sta riscaldando. Per chi si è collocato solo adesso, stiamo facendo i nuggets di pollo, molto buoni e soprattutto veloci. L'unico ingrediente che non ho messo è stato l'aglio, ok? Adesso vediamo se l'olio è pronto. Ci prendiamo ancora un altro nuggets, almeno 4 li cuociamo. Io poi giorni fa, proprio l'altro ieri, ho fatto la maionese. Quindi i miei figli stasera li mangeranno anche con la maionese fatta in casa con un uovo solo e un tuorlo.
Potete fare anche il ketchup, che si fa con il pomodoro e con le prugne. Zucchero, veramente facile. Adesso vediamo se siamo pronti, eh? Ok, forse sì. Allora, andiamo a mettere. Allora, adesso la cottura ci impiegherà pochissimo perché dobbiamo aspettare fino a che non si dori, la parte laterale non diventa dorata. Nel frattempo potete andare avanti a finire di impanare i vostri nuggets, ok? Io adesso cucinerò questi quattro. Potete tranquillamente ripetere questa ricetta, anzi farla fare anche ai bambini se volete, perché magari si appassionano anche alla cucina. Che dite, vi è piaciuta questa ricetta? Non sapevo cosa prepararvi in realtà. E qualcuna di voi giorni fa mi ha scritto se facevo una preparazione di un secondo, e l'unica cosa veloce da potervi proporre oggi, e soprattutto l'ingrediente che avevo a casa, perché la difficoltà ad oggi è anche quella, trovare l'ingrediente che ho a casa, e mi sono venuti in mente questi nuggets di pollo, e che penso veramente di aver trovato una buona ricetta da farci compagnia oggi pomeriggio. Ok, prendo anche la maionese, ve la faccio vedere. Vedete come si è conservata bene? Questa l'ho fatta l'altro ieri. Basta chiuderla con una pellicola e trasparente la conservate in frigorifero. Se non volete friggerli questi nuggets, ovviamente potete anche farli al forno su carta da forno e li cuocete, insomma, al tempo come quando si fanno le fettine panate, la stessa cosa. Potete cucinarle poi al forno. Che dire, che se questa ricetta vi è piaciuta, mi piacerebbe che lasciate qualche commento. Alcuna di voi mi sta mandando le fotografie delle preparazioni che sta facendo. Sono veramente contenta, ma contenta soprattutto di aiutarvi proprio ad utilizzare al pieno questo prodotto che io trovo fantastico. Ok? Allora, vediamo se siamo pronti. Sicuramente sì. Vedete come si sono bene dorati? Quindi possiamo anche tirarli su, eh? Questi due sicuro. Questi altri due li lasciamo un secondo ancora a stare. E voilà, prendiamo il primo e lo mettiamo qua sulla carta assorbente. E anche quest'altro. E ce li mettiamo qui a scolare. Ok, via. Prendiamo anche questi altri due. Adesso ve ne apro uno così vi faccio vedere com'è la preparazione terminata, eh? Come diciamo ormai da giorni, io resto a casa, sì, ma con bimbi. E spero che ovviamente queste preparazioni, ma come vedo sì, vi stanno facendo compagnia e soprattutto che utilizzate al pieno il nostro favoloso bimbi. Guardate, adesso ne prendiamo una. Lasciate sempre un like, un commento per quanto riguarda il lavoro che facciamo per lui, spero sia sempre gradito. Allora, prendiamo uno di questi nuggets, lo apriamo e vediamo, guardate, lo vedete? È veramente, non so se riesco a darvi l'idea, ma penso di sì. Fantastico. Adesso io ne assaggerò uno per voi e anche per oggi io resto a casa con bimbi e tutto e ci vediamo domani alla prossima ricetta. Grazie come sempre della fiducia. E condividete con i vostri amici anche questo canale YouTube Bimbi Come Fare. Ciao ciao!